zombie apocalypse. Buon pomeriggio ragazze, ciao a tutte, ciao a tutte. Come state? Spero bene. Allora, nuovo video, chiacchiericcio, vlog. Dunque, questo è un video vlog, chiacchiericcio, per fare lette, fare quattro chiacchiere con voi. Il prossimo invece saranno tag, perché mi sa qualcuno mi ha taggato, mi ha menzionato, quindi andrò subito a fare il video tag. Perdonatemi un po' per la muse, per il mood casalingo, ma non ho avuto modo di truccarmi, non ho voglia e non mi trucco, ma non fa niente. Allora, intanto vi faccio vedere il mio letto com'è, un attimo solo. Ecco, questo è il mio letto, tutto disordinato, andrò a farlo e poi ci vediamo per chiacchierare un po' insieme. Che ne dite di chiacchierare un po' con me? Nel frattempo questo è tutto il mio letto, disordinato, ma andremo a farlo così, alla buona. Ok? Andrò a scuotere le lenzuola, le coperte e poi andrò a farlo come all'americana, ok? Come all'americana, giustamente, ok? Se vi va, facciamo proprio il letto assieme, come ripetisco, come all'americana, ok? E niente, da dopo. Buona visione. Ecco qua. Ci siete, ragazze? Sì, spero di sì.
Allora, rieccoci, questo è il mio letto ben fatto, tutto quanto. E niente, questo è il letto fatto. E spero che vi sia piaciuto questo letto da rifare. E che dirvi? Adesso ci mettiamo in modalità chiacchiere. Che ne pensate? Dunque, nulla, fatemi sapere qua sotto i commenti di questo video che cliccio e barra facciamo il letto insieme. Anzi, rifaccio il letto insieme a voi e poi ovviamente fatemi sapere appunto qua sotto i commenti. Scusate le unghie, ma sono da rifare, quindi vabbè, no comment. Quindi nulla. Sto video appunto appena lo edito proverò a mettere un po' di musica così non dovete sentire tutto il frastuono che faccio il letto e altre cose. Perché mi sono accorta negli ultimi video, anzi tutti i video che sto facendo sto un po' peggiorando nella qualità dei miei video, quindi voglio portare i video fatti bene, ovviamente. E niente, a dopo. Allora, e rieccomi qua. Dunque, come va? E rieccomi qui. Dunque, praticamente ho dovuto fare un sacco di manovre per rimettere a posto il telefono perché non riuscivo a posizionarlo in una maniera che non cadesse. Non so se si dice cadesse, vabbè, che cade il telefono, quindi l'ho messo sul cavalletto, ho incastrato il selfie del cavalletto della ring light stessa. Infatti, se mi vedete in maniera modalità con le lunette agli occhi degli occhiali, e per le lunette, vabbè, queste sarebbero, queste che vedete qui, questi riflessi. Perché ho la ring light sparata in faccia. Adesso infatti mi levo gli occhiali come ho fatto ieri avanti ieri. Non mi ricordo. Oddio, sto ciuffo, lo sto odiando. Pardon, ma gli occhiali me le tengo, raga, perché non ci voglio mettere in correttore né nulla. Comunque, niente ragazze. Oggi mi sentite. Allora, prima ero di là a fare le pulizie per lavare i piatti. Si sentiva un casino madonnale. E avete ragione voi. Non farò più un video con la televisione accesa perché si sente malissimo. E se lo farò con la televisione accesa, di conseguenza dovrò mettere alcuni pezzi di audio e di video muti con la musica. So che non vi piacerà a tutti, ma abbiate pazienza. O faccio così o video non è facile di pulizia perché non so bene come fare niente. Già. Quindi non lo so ragazze, penso che i video di pulizia vanno fatte a piacere proprio come suol dire, perché altrimenti non ha senso fare video tutti che si sente frastuono, il chiasso. Televisione e via discorrendo, no, non ha senso, appunto. Non è un video fatto bene, quindi metterò musica, muto, però metterò il parlato, ovvero la narrazione, perché la narrazione è più bella e più carina, la narrazione, e niente, questo è quanto. Quindi, in questi giorni, aspettate un secondo. Allora, tra capelli e profumi, sto usando tantissimo questo qua che ho acquistato. Vi ho fatto vedere anche in un video acquisti. Oddio, mi stava cadendo, aiuto! Questo è dell'Elvive, olio straordinario della L'Oreal, molto buono. C'è una profumazione pazzesca. Adesso ho un po' il naso tappato, quindi ovvio che sento poco e niente, però vabbè. E niente, questi è il mio. Come dire, il mio olietto preferito da quando l'ho scoperto, saponi profumi, mi sta piacendo da matti. Troppo bello, buono e è una profumazione paradisiaca. Non so cosa ve lo dica a fare, però è così. Poi, altra profumazione, aspettate che lo metto di là perché non vorrei mai. Allora, altra profumazione che sto adorando tantissimo, mi sta piacendo un mondo, è questa fragrance che ormai è quasi al termine. Non l'ho acquistata io, ma mi è stata regalata ed è buonissima. Formazione sa di tra rosa, appunto. Questa è freesia rosa e bucato, odore di bucato. Ovvero, avete per esempio il bucato di Marsiglia o anche di rose buone, quello proprio dolcino? Ecco, quello lì. Io non sono brava a descrivere i profumi, già ve lo dico. Se cercate una che volete che descriva bene i profumi, andate da Cuba Libre, Amarilis, lei è bravissima. Sì, lo so, lei è la maestra dei profumi
di alta profumeria e anche di nicchia. È bravissima nel scrivere i profumi, c'è poco da fare. Lei se ne intende la grande, io no. Però mi piace anche a me dire i miei sensi di olfatto. Molto, molto buono questo profumo. Me l'ho messo un sacco di volte e già sono agli sgoccioli di questo profumo. Non so perché, ma mi sta strapiacendo. Lo vedete? Top, non ce l'ho. Poi, per non andare dilungarmi di troppo, che già mi sono dilungata abbastanza, vi faccio vedere Take Next. Non lo so che profumo sia. Ah, sì, di Ariana Grande. Ariana Grande o Ariana? No, Ariana. Ariana Grande. Questo qui mi sta strapiacendo. Mamma mia, ragazze, che cosa non è? Mamma mia. Buonissimo, buonissimo, buonissimo. Già, vedete? E sono a qua, a metà profumo. Quando l'avrò finito, non so se ricomprarlo o meno perché penso che costi un occhio della testa. E mi tocca per forza utilizzare quelle di Avon, che sicuramente ce ne sarà alcuni come questo. Almeno spero e penso che sia così. Vedete? Siamo a metà. Top, top, top. Mi sta piacendo davvero tanto. Questo l'ho usato sia per andare a votare e l'ho utilizzato anche per andare alla spesa. Mi sta piacendo da morire. Ce l'ho in borsetta. Aspettate un attimo. Ops. Ce l'ho in borsetta. Questa bella borsetta. Ah, una novità. Allora, da una borsa ho trovato una tracolla. Un po' strettina, ma non fa niente. Tanto non è che ci devo andare a ballare con questa borsa. Però, perché non sono mai andata a ballare, la verità. Non posso mai andare a discoteca, ma ci andrò e non mi interessa neanche. Comunque. Parte preamboli, vi dicevo, questa tracolla era di un'altra borsa e ho fatto così, ho detto, ma perché questa è un'altra borsa? Se questa me ne sono follemente innamorata, prendere questo, tracolla da un'altra borsa e tac, l'ho appiccicata di qui, genialità della genialità, genialità della genialità, l'ho attaccata qua sopra, vedete? A un gancio all'altro, tac, tac. E la borsa torna come nuova, non nuovissima perché qua ha già un sacco di, vedete? Si è un po' rovinata, ma chi se ne? E la utilizzo di nuovo. Che problema c'è? Anziché fare un acquisto che non mi va neanche perché mi scocciano sfarati gli acquisti di borse, meglio l'ho fatto, l'ho ridato una nuova vita a questa borsa. Poi, mai sia mi stufo di questa borsa, la rimetto la ripongo nell'armadio. Come dire, ne utilizzo la stessa di quella tracolla lì, quella borsa ingombrante che avete visto voi mesi fa, sarà che anno fa scorso, non so, siamo nel 2022, nel 2021, sì, nel 2021 ho fatto vedere la borsa grande così e quindi nulla, l'ho comprata quando? Che manco mi ricordo quando l'ho comprata. Che borsa era che non mi ricordo? Ah sì, no, vabbè, io ce l'ho in mente, però non ve la so descrivere. È bella spaziosa, è nera, un po' luccica luccica. Però No, la non tracolla credo. di cui parlavo è questa qui, questa qua grossa, vedete quanto è bella grossa, bella spaziosa dentro. Non ve la faccio vedere neanche vedere solo così, alla velocità della luce. Per dirvi semplicemente che è da qui che ho estrapolato la sua tracollina e l'ho messa l'altra borsa, perché questa qui la uso solamente quando esco fuori dalla mia città, perché se no veramente per portarla solo a spasso così nella mia città è troppo ingombrante, mi spezza la schiena e ciao buona lì, no, non ce la faccio, è troppo pesante. A meno che non faccia un'eccezione, la uso solo, che ne so, per fare la spesa o non lo so, shopping al mercato, queste cose così, o anche per fare la passeggiata, fare video vlog, dentro ci metto le cose essenziali per fare video vlog, non lo so, vediamo. Perché a portarla così tutti i giorni non dico che è un peccato o che è troppo ingombrante, ma semplicemente, come dire, non so come spiegarvi.
Sì, è pesante, ragazze, perché vabbè ci posso mettere ben pochissime cose perché già di suo, vedete, aspettate se lo fa vedere, vedete di qui? No, ragazze, non ce la posso fare, veramente. Guardate qui, questa è carina per l'amor di Dio, però no, la porterò solamente, se no ci posso anche fare un'eccezione, perché no, però no, per il momento no, resta dov'è? Nell'armadio. La uso sì perché l'ho sempre usata, ma al momento la lascio dove. Poi casomai d'inverno, se proprio devo la utilizzo con l'inverno freddo, 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 proprio con l'inverno tosto, che fa molta pioggia e c'è un freddo balordo, ma vabbè, si vedrà questo inverno come sarà la cosa, la questione freddo, perché ne avremo delle batoste che neanche ce le immagineremo noi. Poi con questa storia qui che sta succedendo nel mondo non è da poco la situa. Già, non dico di cosa perché già lo sappiamo di cosa stiamo parlando. Comunque, nulla ragazze, io adesso non so come monterò sto video, cioè so come lo monterò ma non ho idea i pezzi di come li ha messi sto telefono, quindi dovrò un po' arrangiucchiarmi di conto mio. Per conto mio, scusate, come parlo, vabbè. E nulla, allora io tra poco dovrei anche lavarmi i pennelli, cosa che bello, non ne ho voglia, ma lo devo fare perché altrimenti la mia pelle ne risentirà, quindi no, meglio che mi metto a lavare i pennelli e poi farò un altro video tag perché ho sentito, anzi ho visto che mi è arrivata una notifica sul telefono che mi hanno menzionato, sì, ma che bello. Sono felicità della felicità, quindi felicità non esiste, vabbè, più che altro serenità della serenità, perché sono serena, quando mi taggano mi fa più che altro piacere, più che altro. Quante volte ho ripetuto questa parola? Contatela! E nulla, ragazze, questo è tutto, per adesso è tutto, appunto, e noi ci si vede al prossimo video. Vi metto tutti i link, anzi no, tutti i nomi nell'info box, in descrizione di tutti i miei social network, a partire da Facebook, Instagram e TikTok. E a presto, mettetemi un bel like di supporto, commento e fatemi sapere appunto cosa ne pensate di tutte queste cose che fate. Ah, ditemi se avete mai provato la Fresia, cosa. Se vi è piaciuta mai questa Fresia? Io penso di sì, è molto buona, tra l'altro. Arianna Grande top, mi è piaciuta. E quindi non so se comprerò mai questo profumo. Comunque, se voi l'avete mai preso, sto profumo fatemelo sapere qua sotto. Ciao! Ah, una foto devo fare. Di che però? Non lo so, vabbè. Ne farò una e basta. Ciao!